all'umore e al benessere di tutto l'organismo. E ora parliamo di epilessia. In Italia ne soffrono tra le 4 e le 500.000 persone. Qualche consiglio per affrontarla meglio? Epilessia, c'è un solo tipo o ci sono tanti tipi? L'epilessia non è un'unica condizione, esistono diversi tipi di epilessia che si differenziano non solo per le cause, ma soprattutto per quanto riguarda la possibilità del controllo da parte dei farmaci. Si conoscono le cause? Conosciamo almeno un 40% di epilessie che noi diciamo su base genetica ed esistono altre epilessie che sono legate ad una serie di alterazioni a carico del cervello, della struttura del cervello. Su che cosa si basa la cura dell'epilessia? Essenzialmente sui farmaci antiepilettici. Noi abbiamo numerosi farmaci, anche di nuova generazione, sono meglio tollerati, di miglioramento anche della frequenza delle crisi. Complessivamente riteniamo che circa il 30% delle persone con epilessia ancora abbiano crisi e siano quindi resistenti ai farmaci. I farmaci vanno presi per tutta la vita o si cambia da persona a persona? Esistono condizioni sicuramente benigne in cui sappiamo fin dall'inizio che dopo un certo periodo di terapia le crisi possono sparire e si può anche togliere il farmaco. Ci sono cause scatenanti? Chi soffre di crisi epilettiche può avere una serie di fattori scatenanti. Immaginiamo come la situazione più comune sia quella legata alla mancanza di sonno. Si può fare sport? E che tipo? Anzi, dovrebbe farlo, perché uno dei problemi dell'epilessia è che chi ne soffre possa sentirsi in qualche modo diverso da altri, quindi è importante, soprattutto nell'età scolare e più avanti nella vita, poter fare un po' di tutto. Ovviamente con buon senso. Si parla anche di intervento chirurgico, ma in quale caso? Innanzitutto nei pazienti che non rispondono ai farmaci, quindi farmacoresistenti. Se la zona da cui originano le crisi non si identifica in zone critiche del cervello, ad esempio l'area del linguaggio o l'area del movimento, è possibile in questi casi effettivamente togliere la zona cerebrale da cui nascono le crisi. Gli effetti sono ottimi. Ci sono ancora molti pregiudizi nei confronti dell'epilessia? Purtroppo sì, su questo aspetto si gioca molto la nostra campagna sull'epilessia, perché certamente solo grazie all'informazione possiamo vincere questo pregiudizio. TG1 Medicina torna domenica prossima.